Uno spazio riscoperto e restituito alla città. L'emiciclo, agorà abruzzese di fine Ottocento, si libera finalmente dalle sue barriere e si offre alla città capoluogo nella sua composta bellezza. Torna ad essere piazza, palazzo e monumento allo stesso tempo. Una scommessa vinta dall'ufficio di presidenza guidato da Giuseppe Di Pangrazio, che ha scandito i momenti salienti dell'iter fino al completamento dei lavori. La sede dell'Assemblea Legislativa d'Abruzzo si ricuce con la Villa Comunale dell'Aquila in un unicum architettonico che regala al cittadino un orizzonte ininterrotto, da Viale Francesco Crispi al colonnato dell'ex Palazzo delle Esposizioni. Uno sguardo allenato potrà persino scorgere i colori sgargianti della vetrata artistica, ideata dal maestro pescarese Franco Summa, che sigilla in un tripudio di luci la galleria che introduce al complesso. Il nuovo emiciclo, un'opera pubblica che vede i primi passi nel 2013 con il via libera al finanziamento. Un cantiere che apre nel novembre 2015 e che oggi, 22 giugno 2018, posa la sua ultima pietra con l'inaugurazione definitiva di tutta l'opera di restauro e riqualificazione. Un cantiere fatto di gru, camion, caschi e pesanti scarponi, ma allo stesso tempo teatro di una minuziosa cura per il dettaglio artistico. Le restauratrici, infatti, hanno svolto un ruolo fondamentale nel ridare luce e colore ai delicati fregi, ai busti del colonnato, agli stucchi del palazzo. Un lavoro eseguito con precisione chirurgica da mani armate di bisturi, pennelli e solventi. Non solo ripristino strutturale e artistico delle parti danneggiate dal terremoto del 2009, ma anche sviluppo di un'intuizione tecnica che ha voluto dare nuova vita a spazi prima scarsamente sfruttati e creato nuove aree di studio, cultura e socializzazione. Nasce proprio sotto il pavimento esterno dell'emiciclo un auditorium capace di accogliere 250 persone. Scompare la vecchia sala Michetti e lascia spazio ad un ampio giardino d'inverno che sfrutta l'illuminazione naturale grazie ad un soffitto in vetro. Si scoprono nuovi luoghi, nascosti dalle polveri della storia, come un antico locale appartenuto alla seicentesca chiesa di San Michele Arcangelo, sulla cui struttura nel 1885 è edificato l'attuale complesso monumentale che prende il nome di emiciclo. La sala ritrovata diventa oggi scrigno per la custodia del patrimonio librario del Consiglio regionale. Una biblioteca con volte a botte di pietra. Una fruizione allargata ai cittadini che ha reso più congeniale l'intervento di messa in sicurezza dell'aria mediante l'installazione di un sistema di isolamento sismico sotto l'intero complesso. La parte monumentale è stata separata dalle sue fondamenta con un taglio orizzontale di pochi centimetri e fatta poggiare su un complesso di isolatori ad elevata tecnologia che assicurano l'adeguamento sismico alla vigente normativa. Una realizzazione unica nel campo delle opere pubbliche che ha suscitato l'interesse di scuole di architettura italiane ed europee con allievi e professori che hanno compiuto frequenti sopralluoghi sul cantiere. Emiciclo, Palazzo ex Gil riconsegnato nel 2017 e Villa Comunale, fusi in un unico spazio cittadino, consentono oggi di aprire un nuovo capitolo di storia abruzzese. Un importante segnale di rinascita con un intento chiaro: restituire ai cittadini pezzi di bellezza recuperata.